Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi i temi dell'edizione di oggi, giovedì 6 ottobre. Due premi del Dipartimento di Italianistica dell'Università di Toronto. Consolato a Brisbane, da novembre nuovi appuntamenti per la richiesta del passaporto italiano. Finlandia, divieto di ingresso dalla Federazione Russa per motivi turistici. Stati Uniti, ricerca di personale all'ufficio ICE di New York. Due premi annuali per Best Undergraduate and MA Student Essay on a Subject Related to Any Field of Italian Studies. Li assegna il Dipartimento di Italianistica dell'Università di Toronto. La partecipazione è aperta a studenti iscritti presso qualsiasi college o università in Canada. Ogni premio ha un valore di $500 canadesi. Obiettivo dell'iniziativa è promuovere lo studio e la ricerca universitaria nel campo degli studi italiani e offrire a studenti di altre istituzioni la possibilità di conoscere in prima persona l'istituzione e la comunità leader nel campo dell'Italian Studies in Canada. Per maggiori informazioni si rimanda al sito web dell'Università di Toronto www.italianstudies.utoronto.ca. Con uno sforzo eccezionale dello staff saremo in grado di offrire altri appuntamenti per le richieste di passaporto italiano a partire dalla prima settimana di novembre. Lo annuncia il Consolato d'Italia a Brisbane in Australia. L'incremento nella disponibilità di appuntamenti coinciderà con l'apertura anche il mercoledì mattina del front office passaporti, per un totale, sottolinea ancora il Consolato, di 7 slot aggiuntivi a settimana. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito consbrisbane.esteri.it. A partire dalla mezzanotte tra giovedì 29 settembre e venerdì 30 settembre, le autorità di frontiera finlandesi non permettono l'ingresso in Finlandia a cittadini della Federazione Russa, detentori di visti Schengen turistici rilasciati dalla Finlandia o da altri paesi Schengen. Lo comunica sul proprio sito l'ambasciata d'Italia a Helsinki. La decisione, precisa la rappresentanza, si applica sia al turismo per la Finlandia che al transito turistico verso altri paesi Schengen attraverso la Finlandia e rimarrà in vigore fino a nuovo avviso. Restano validi per l'ingresso nel paese scandinavo e quindi nei territori Schengen le altre tipologie di visti o eventuali permessi di soggiorno. La decisione di ammettere l'ingresso o meno in Finlandia, sottolinea ancora l'ambasciata, verrà presa unicamente dalle autorità di frontiera finlandesi. Altra precisazione, sarà permesso il ritorno in Russia ai cittadini russi. L'avviso si conclude con l'invito ai viaggiatori a consultare il sito delle autorità di frontiera finlandesi. Maggiori dettagli su ambhelsinki.estri.it, il sito ufficiale dell'ambasciata italiana in Finlandia. Ultima notizia, annuncio di ricerca personale locale all'ufficio ICE di New York, l'ufficio dell'Italian Trade Agency. Lo segnala il Consolato Generale d'Italia nella Grande Mela. Tre le posizioni aperte, una di Fashion Market Analyst e due di Food and Wine Market Analyst. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 17 del 4 novembre. Maggiori dettagli e avvisi completi sono disponibili sul sito consnewyork.esteri.it. Come detto, questa era l'ultima notizia, si conclude qui questa edizione di Italia chiama Italia. Grazie per l'ascolto, buon proseguimento di giornata in compagnia di Radio ABM, voce delle Dolomiti. Italia chiama Italia, notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.